Allora, quello che vi volevo raccontare oggi è la storia della spigolatrice dei Sapri, una storia che conosciamo tutti perché l'abbiamo studiata a scuola e che è tornata un po' di moda ultimamente con questa statua che è stata eretta a Sapri in onore di questo personaggio di fantasia che noi lo vediamo con questa frase che ci rimane in testa, era 300, né giovani e forti e sono morti. Che è la storia della spedizione, sfortunata spedizione di Carlo Pisacane, che aveva l'idea di far sollevare il popolo del regno di Napoli, nel 1857. Ora, la storia della statua è una, a mio parere, veramente brutta, perché è una visione, ci dimostra, fra le altre cose, ci dimostra come si può dimenticarsi totalmente della nostra storia. Una statua di una donna, vista in termini più che altro erotici, sensuali, che non c'è niente di male in fare una statua così, però se fa una statua di un personaggio che non è storico, che non è mai esistito, ma che ha un valore storico, dovresti tenerne conto. E non siamo più in grado di fare queste cose, ma non entriamo in questo argomento. Vi volevo raccontare questa storia e farvi notare che forse è esistito veramente una spigolatrice di Sapri, che ha forse ispirato Mercantini e che purtroppo però è stata tutta una cosa completamente diversa, che ha avuto un triste destino, come vi farò vedere, come vi racconterò. Allora, per fare questa operazione io prendo, ve la racconto come uno dei protagonisti della storia, in questo caso come quello che condusse la spedizione dei 300, Carlo Pisacane in persona, che essendo napoletano, dovrebbe parlare napoletano, però non sarebbe un po' falso se io ci provassi. Posso anche parlare napoletano perché ho un ottimo rapporto con il sud e con i napoletani. Io stesso sono di origine del sud d'Italia, mia madre era calabrese. Ma in questo caso farò parlare l'ombra di Carlo Pisacane con un accento fiorentino. Penso che non si offenderà la sua ombra, dovunque egli sia in questo momento. E allora cominciamo. Io sono Carlo Pisacane, nobile napoletano, nobile purtroppo per me decaduto perché in famiglia non avevamo soldi, però io sono un duca. E quelli come me a quell'epoca avevano come sbocco naturale la carriera militare. Era il nostro destino, cosa che ho fatto anch'io, però con qualche diversa visione del mondo. Vedete, dovete un po' cercare di immaginarsi cosa poteva essere la vita di un giovane napoletano che entrava nella vita nei 1820, 1830, 1840. Io ero un bambino nei 1820, sono nato nel 1818 e mi ricordo però certe cose che ci raccontavano i nostri genitori, certe cose che ci raccontavano i vecchi, e mi ricordo della storia della Rivoluzione dei Sanfedisti, che non so se avete mai sentito nominare, ma i Sanfedisti erano un movimento di popolo che nel 1799, cioè quasi 20 anni prima che io nascessi, cacciò via i Giacobini e i Francesi dal Regno di Napoli. Un movimento veramente di popolo, un movimento di noi napoletani. Io mi ricordo le canzoni che cantavano i nostri vecchi, le canzoni dei Sanfedisti, lo sono da Viva vivo popolo basso, lo sono i campanelli, viva viva i poverelli, lo sono gli ulivi, vanno a morte i giacobini. Era una cosa che non, come un bambino di quell'epoca, non te la potevi dimenticare, non me la sono dimenticata. E per tutta la mia vita mi è rimasto questo suono, questa canzone in testa. E non, niente, c'è chi ha detto che io sono stato il primo socialista in Italia, che può anche essere vero, chissà. Diciamo che io sono nato nel 1818, lo stesso anno di Karl Marx, anche se lui non l'ho mai conosciuto di persona. Allora, che succede? Come dicevo, la mia carriera inizialmente è stata una carriera militare, ma è stata una carriera piuttosto movimentata, anzi parecchio movimentata. Insomma, a un certo punto sono stato cacciato, diciamo francamente, dall'esercito napoletano. Ho fatto di tutto, di più, ho combattuto
in Francia, c'è stato un periodo del 1848, sapete, il 48, il periodo di grande rivoluzione. Io sono partecipato, ho combattuto a Parigi, Francia, le barricate di Parigi, e ho combattuto a Roma, 1849, la Repubblica Napoletana, c'era Mameli, c'era conosciuto Garibaldi a quell'epoca, era un'epoca di grandi speranze, di grandi aspettative che purtroppo non si avverarono, però ci rimase a tutti noi ci rimase dentro questa cosa, questa possibilità di trasformare l'Italia in un paese più giusto, più onesto, più prospero nei riguardi del popolo sfruttato. E questa era l'idea di noi socialisti, se a quell'epoca non ci chiamavamo veramente socialisti, ma era così. E quindi che è successo? Finito questo momento di grandi sogni del 1848-49, poi ho combattuto qua e là, ho fatto anche nella Legione straniera, sono andato a combattere in Algeria con l'esercito francese e ho combattuto le truppe algerine di Abd al-Qadir, che è il leader dell'Algeria, veramente un leader del popolo. Rispettato, tutti lo rispettavano, era il nemico, ma era rispettato, era un profeta, era un condottiero. Ma anche lui è stato sconfitto perché i suoi uomini avevano solo dei vecchi fucili e noi avevamo i cannoni, ma questo è come vanno le cose. E allora, finita questa fase, vi posso raccontare che io avevo una, non proprio moglie, ma insomma la mia compagna, si chiamava Enrichetta, era stata la moglie di un mio cugino. Questa è una storia un po' buffa, ma insomma mio cugino non era contento del fatto che sua moglie si fosse innamorata di me. Aveva cercato di ammazzarci tutte e due, ma l'avevo scampata, ma insomma non vi ho detto questi dettagli. Insomma, diciamo che Enrichetta ha combattuto con me a Roma contro i francesi, l'avreste dovuta vedere sugli spalti armata di fucile. Io sono sempre stato per tutta la vita innamorato di lei e sempre a lei fedele, ma è un'altra storia. Quello che vi devo raccontare invece è come poi siamo arrivati alla famosa spedizione dei 300. E questo fallimento, come sapete, lo sapete, e vi parlo adesso da un altro mondo. La spedizione fallì, io non la sopravvissi, io sono all'inferno, perché in effetti quello che è successo, forse ho fatto degli errori, anzi sicuramente li ho fatti, ed è per questo che i poteri lassù non l'hanno vista tanto bene questa vicenda, ma così vanno le cose. Qui non si sta poi nemmeno tanto male all'inferno, diciamo, un posto tranquillo. Certe volte incontro ancora Enrichetta, la mia compagna. In un certo senso sono ancora innamorato, ma all'inferno ti incroci i tuoi amanti, la tua innamorata. Non ci fa troppo caso, per certe cose non ci importano più tanto. Non entriamo in questo argomento. Diciamo, siamo verso il 1855. Io ho scritto dei libri, vivo a Genova. Conosco Mazzini, si ragiona su come fare questa rivoluzione, questa guerra che dovrebbe cacciare via i nobili, i retrogradi, arretrati in Italia, di far diventare l'Italia un paese più giusto, più umano. E diciamo che ci si raccontano molte cose, non ero sempre d'accordo con Mazzini, ma insomma ci ragionavamo. A un certo punto viene fuori quest'idea di una spedizione che doveva fomentare i contadini napoletani e far partire la rivoluzione nel Regno di Napoli. L'idea viene forse da Mazzini. Mazzini, ho avuto qualche dubbio che lui avesse qualche cosa di nascosto che non diceva a tutti, ma a un certo punto io ci ho creduto a questa cosa. Ho l'impressione, adesso, qui dall'inferno, ho l'impressione che mi hanno fregato, detto francamente. La storia è un po' lunga, un po' complicata, ma insomma, diciamola così: il re di Napoli si era rifiutato di mandare le truppe ad aiutare le truppe francesi nella guerra di Crimea, 1855. E questo l'aveva reso antipatico a Luigi Napoleone. Luigi Napoleone, che era si faceva chiamare imperatore dei francesi, insomma, grande, grande pallone gonfiato, onestamente. Ma il fatto che il re Ferdinando II avesse mancato questa occasione di aiutare i francesi l'aveva reso un pochettino inviso a tutti in Europa, e c'era, girava, non lo potevi dire, che l'idea che lui e suo figlio, poi Francesco I, dovevano
allontanarsi doveva, non erano un governo che poteva continuare a esistere in Europa. E i francesi sul Regno di Napoli ci avevano un po' messo la mano, l'idea era di tornare, di riprendersi il Regno di Napoli, che si erano già ripresi al tempo di Napoleone, al tempo di Murat, che era che fu re di Napoli, francese, nei Giacobini del tempo dei sanfedisti che poi li cacciarono. Allora. E quindi c'era un certo movimento, il regno di Napoli veniva considerato debole e i francesi, i murattiani, stavano pensando a una spedizione per riconquistare il regno di Napoli, cosa che non faceva per niente piacere agli inglesi, che non ne voleva sapere che se i francesi si conquistavano il regno di Napoli, chiaramente allora dominava il Mediterraneo, sono già conquistati l'Algeria francese, di faccia, la Tunisia, c'ero io quando, combattendo con la legione straniera, quando si erano conquistati questo bel pezzo d'Africa, se poi avevano anche il regno di Napoli, allora dominavano il Mediterraneo. Quindi, a mio parere, l'ho saputo dopo, ci ho pensato dopo, ma sarebbero rivoluzionari, ci dicono che siamo teste calde, forse lo siamo davvero. E così mi convinsero questa spedizione, che probabilmente, l'ho saputo dopo, è sponsorizzata, era pagata dagli inglesi e dai loro alleati piemontesi per arrivare prima dei francesi. Non si sapeva se avrebbe funzionato, ma mettiamoci noi una zampa sopra prima che arrivino i francesi. In effetti, una spedizione, anche se limitata come la mia, di soli partimmo in 24. Però un po' di soldi ci vogliono sempre, ci vuole una nave, ci vogliono armi, bisogna pagare. Ma qui uno finanziato da un banchiere genovese, che a quell'epoca pensava che l'avesse fatto per idealismo, ma poi dico, ma ragazzi, idealismo da un banchiere. Chi aveva detto a quel banchiere di pagare un pazzo, pazzerello, che ero io, andare a conquistare un regno in 24? Follia totale. Poi pensandoci dopo, dubbio che quel banchiere fosse un emissario della corona inglese, ma non l'ho più in questa, l'inferno è grande, magari un giorno lo incontro, glielo chiedo, ma e comunque non ha molta importanza. Io mi trovai a essere incastrato in questa idea, credendoci, vi dirò che Enrichetta mi disse non lo fare perché ti ammazzi, e io non gli detti retta, allora è stupido che feci, molto stupido, ma sapete, avevo 39 anni, ero ancora focoso, volevo fare questa cosa folle, con l'idea dei sanfedisti, di queste idee qua, e è andata così. Mi sono fatto imbrogliare, mi sono fatto imbrogliare, poi sapete la storia com'è andata, che partimmo in 24, poi liberammo dei prigionieri all'isola di Ponza, ma non era un esercito, io sono stato un militare, so come si gestisce un esercito, ma non puoi fare una guerra con 300 criminali che ti seguono così solo perché l'hai liberati dalla galera dove stavano, ma c'è stato anche più di 300, ma una banda ingestibile che si era macchiata di crimini. E io capisco anche che i contadini napoletani a un certo punto ci videro come dei criminali, non come dei liberatori. E andò come andò. Un disastro, un vero disastro. E forse è bene che sia andata così, perché non so cosa sarebbe potuto succedere se i contadini si fossero veramente ribellati. Poi dopo, qualche anno dopo, Garibaldi, che avevo conosciuto a Roma, fece la stessa cosa, ma probabilmente imparando dai miei errori, cioè andò con un piccolo esercito, ma ero ben organizzato, addestrato, con un finanziamento, grossi finanziamenti, Garibaldi aveva un sacco di soldi, col quale pagò i contadini per combattere per lui. E così andò. Ora, non so se fu veramente una cosa buona, perché vedremo come poi furono trattati dal governo piemontese i contadini, i popoli napoletani. Non, se fossi Garibaldi, anche lui l'ho incontrato qui all'inferno, ma non ne sarei tanto contento. Non so se Garibaldi se ne è reso conto, forse un po' anche lui. Ma comunque si è andata la vicenda e quello è successo, tutto quello che doveva succedere. Non era previsto, nemmeno previsto che io ce la facessi, era solo un tentativo, un'idea di capire, un sondare il nemico per vedere quanto era forte, che poi dette l'informazione necessaria al governo piemontese per finanziare Garibaldi, che poi Garibaldi fece. E così è stato.
Così è stato e vi voglio solo raccontare a proposito di questa famosa spigolatrice. Che storia strana questo signor Mercantini che si inventò. Questa spigolatrice che avrebbe accolto la spedizione dei 300 che io e gli altri, criminali della peggior specie, a parte noi 24 l'abbiamo iniziato, così, guardandoci, vedendoci, belli, bel capitano, si riferisce a me come bel capitano, ma diciamo, sta, a parte che la spigolatrice ovviamente non è mai esistita, almeno non quella immaginata da Mercantini, però voglio raccontare una storia anche un po' triste, che è che la spigolatrice potrebbe, c'è una spigolatrice in questa storia, purtroppo, perché la storia è, e la trovate ancora oggi nei documenti, non me la sto inventando, se andate a cercare nei documenti dello Stato napoletano, trovate questa storia di questa ragazza che si chiamava Rosa Perrotta, che fu uccisa. Probabilmente violentata prima e uccisa poi da chi? Da questi famosi 300, i liberatori, da qualcuno, non da tutti. Io non vi so dire esattamente cosa sia successo perché non c'era. E come vi dicevo, non avevo nessun controllo di cosa facevano questa banda di criminali. Se ci fossi stato, li avrei ammazzati con queste mani perché non si trattano così le donne. Ma che cosa successe? Eravamo a giugno. Gli spigolatori e le spigolatrici c'erano, probabilmente ai vostri tempi non sapete esattamente cosa sono gli spigolatrici, le spigolatrici e gli spigolatori, sa? Però all'epoca nostra era una cosa abbastanza comune, la gente che andava per i campi raccoglieva quello che i falciatori, i mietitori avevano lasciato per terra, non potendo raccogliere perfettamente tutto, qualcosa rimaneva ed era una. Quella degli spigolatori è una festa di popolo, in cui si aveva qualcosa gratis, il popolo prende solo bastonate dai ricchi, ma in questa occasione, nell'occasione della spigolatura, prendeva qualcosa gratis. E siccome ci andavano anche le donne a spigolare, c'era un po' questa tradizione che era un momento di, diciamo, di liberazione anche così, perché le spigolatrici avevano un significato per noi nella nostra epoca. Un tantino erotico, un tantino sessuale, se vogliamo usare questo termine, perché erano lontane da casa, erano da sole, potevano fare più o meno quello che gli pareva, almeno per quel breve momento, ed era un'occasione per incontrare i loro amanti. In questo caso però la faccenda andò malissimo perché i miei criminali incontrarono alcuni spigolatrici e questa spigolatrice, che per un nome si chiamava Rosa Perrotto, potete trovare ancora oggi, e non si sa come andò, spararono su questi spigolatori uccidendone alcuni, incluso questa povera Rosa Perrotta, che magari un giorno incontrerò qui all'inferno, magari le chiederò scusa, ma in fondo è colpa mia, non volevo dire questo, in parte almeno è colpa mia. E così sono andate le cose. Se incontrassi Mercantini, anche lui gli chiederei, ma non ti sei mica ispirato a questa poveretta per fare inventarti questa creatura romantica della spigolatrice dei Sapri? Ho l'impressione che lui si la sia rivista un po' nella testa a modo suo e abbia veramente rifatto la storia in modo poetico, cioè ci ha trasformato in eroi che non eravamo, ha trasformato questa spigolatrice in un'eroina che non era, poveraccia, era una che si è beccata una pallottola in questo giro. Ma così va la storia. La storia è un continuo ciclo, è una continua ruota che gira e quando vi passa sopra vi schiaccia. Ed è così che succede a tutti, è successo a me, è successo a questa povera spigolatrice di nome Rosa Perrotta, in cui mi fa piacere ricordare il nome perché si è perso quasi completamente negli anni, chissà che, raccontandolo a voi, non venga un pochino ricordata come una povera ragazza che non ha fatto niente di male, ma che è stata punita per colpe non sue. Adesso questi tempi sono passati, io ho fatto del mio meglio, però vi vorrei solo raccontare una cosa, una mia impressione di quello che sono stati, vedete? A quell'epoca noi eravamo rivoluzionari, credevamo veramente in quello che facevamo, in quello che volevamo per il popolo, per il bene del popolo. Però poi nella pratica io mi sono accorto e tanti di noi si sono accorti che non è così facile e che il popolo certe volte non è che voglia essere aiutato.
nel modo in cui noi lo volevamo aiutare, cioè lo dovevamo aiutare per forza, e che i giacobini lo facevano per il bene del popolo, noi rivoluzionari, noi socialisti lo facevamo per il bene del popolo, ma qui dall'inferno abbiamo visto che cosa è successo dopo e che non è stato bello. Non è stata una cosa bella, è stata una cosa terribile in tante cose, in tanti posti. Quindi vi volevo suggerire, se voi avete qualche idea su cosa veramente vi sembra un ideale da spingere, un ideale da ottenere in nome del popolo, in nome della gente, in nome dell'umanità. Io ho sentito dire che voi avete delle idee un po' diverse dalle nostre, non parlate più di socialismo, ma parlate di quella cosa che chiamate ambiente o ecosistema. Cose del genere, che va benissimo, anche noi, io non ho rinnegato le mie idee socialiste, io mi considero ancora un socialista, però non lo imporrei più a nessuno. Vorrei suggerirvi di andarci dolci, di andarci piano con imporre le vostre idee, per quanto vi possano sembrare giuste, perché si finisce per fare dei danni irreparabili. E su questo concludo e vi ringrazio per la vostra attenzione. Questo ve l'ha raccontato Carlo Pisacane, condottiero, eroe, che ha fatto dei danni cercando di fare del proprio meglio.